Salve a tutti, sono Augusto Laporta e discuterò del mio progetto di tesi chiamato Progettazione e sviluppo di un serious game per training cognitivo in pazienti con morbo di Alzheimer. Morbo di Alzheimer è una patologia degenerativa ad azione progressiva ed è una delle principali cause di demenza nel mondo. Inoltre, la patologia fa parte di un processo di declino che porta alla perdita delle funzioni associate alla sfera cognitiva, comportamentale, della personalità e dell'affettività. All'esordio la patologia si manifesta con una lieve forma di amnesia, caratterizzata da un deficit cognitivo, a causa di un deficit cognitivo lieve. Con il tempo, il progredire dei sintomi, si arriva, diciamo, a un'altra fase, in un processo che può essere descritto in cinque fasi. La prima fase è quella appena descritta, che viene chiamata anche MCE. La seconda fase, la fase MIDD, dove il paziente inizia a lamentare la perdita della memoria a breve termine, fino ad arrivare alle fasi più gravi del processo patologico, dove sopraggiunge l'allettamento prolungato, la perdita delle capacità psicomotorie di base e infine l'afasia. In questo contesto, studi recenti hanno evidenziato come dei training virtuali realizzati tramite l'utilizzo di serious game possano in qualche modo andare a migliorare l'abilità dei pazienti con Alzheimer. In particolare, un serious game ha la struttura di un vero e proprio videogioco, con la differenza che il suo scopo principale non è quello dell'intrattenimento, bensì l'apprendimento. Infatti, viene utilizzato per sviluppare determinate abilità nel giocatore in diversi campi di applicazione. Nel caso dell'Alzheimer, infatti, i serious game vengono utilizzati per il potenziamento delle abilità fisiche, quindi utilizzando un approccio multidisciplinare tra esercizio fisico e videogiochi, le abilità sociali, quindi andando ad agire sullo stato emotivo del paziente in modo da favorire anche le relazioni tra individui e evitare l'isolamento dei pazienti più fragili. E infine le abilità cognitive, che sono quelle che ci permettono di andare a potenziare i livelli di attenzione, la memoria a breve termine e la memoria di lavoro. In questo caso ci si è concentrati su quest'ultima categoria di serious game perché vanno a potenziare le cosiddette funzioni esecutive, di cui fanno parte le abilità appena descritte, che rappresentano tutte quei processi cognitivi che vanno a regolare il processo decisionale e il comportamento di un individuo. Partendo da queste premesse, l'obiettivo di questo studio esplorativo è stato di progettare e sviluppare un prototipo di serious game da utilizzare come training riabilitativo in pazienti con Alzheimer. È stata quindi investigata l'usabilità del prototipo, andando a valutare le possibili correttive per lo sviluppo finale del serious game ed evidenziando al contempo quelle che possono essere le criticità riscontrate e definire gli sviluppi futuri. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con la clinica Villa Camaldoli di Napoli, specializzata nell'assistenza dei pazienti più fragili e promotrice della terapia ecologica, utilizzata per un training psicofisico di riabilitazione dei pazienti e per migliorare l'attività del vivere quotidiano. All'interno della clinica si è creato un gruppo multidisciplinare caratterizzato da terapisti, medici specialisti e ingegneri biomedici, con i quali si è andato a definire quello che è il Game Design Document, quindi il documento di sviluppo del serious game, che al suo interno contiene tutte le caratteristiche e lo scopo del serious game, oltre che la target audience, che per questo particolare studio saranno i pazienti con Alzheimer nelle fasi iniziali, e infine le fasi di sperimentazione. Ok, partendo dallo scenario, il serious game si basa su una trasposizione virtuale di una dinamica riabilitativa svolta durante la terapia ecologica, dove al paziente viene richiesto di identificare e raccogliere un determinato numero di oggetti appartenenti ad una data categoria di gioco presenti all'interno di uno scaffale. In particolare, quindi, nel passaggio da reale al virtuale si è tentato di mantenere la realizzazione di un ambiente che fosse noto al paziente, quindi andando ad includere sia lo scaffale con gli oggetti al suo interno che il tavolo di gioco dove vengono posizionati gli oggetti raccolti. Il serious game è stato pensato come applicazione per PC Windows ed è stato sviluppato utilizzando lo Unity Engine, un potente strumento open source che è caratterizzato da diversi moduli che lavorano in sinergia tra loro. In particolare abbiamo a che fare con un motore per la gestione della grafica 3D,
un motore che ci permette di simulare tutti gli aspetti della fisica reale in un ambiente virtuale, un ambiente integrato di sviluppo dove è possibile scrivere del codice in uno dei tre possibili linguaggi di programmazione, per questo progetto il C Sharp, e infine tutta una serie di componenti particolari per la gestione sia dell'audio che per quanto riguarda le animazioni, quindi degli oggetti presenti all'interno della scena e del player. Una volta che la build del prototipo è stata completata, è stata rilasciata sul PC e il suo funzionamento lo possiamo vedere in questo momento. In particolare, il Serious Game è strutturato su due livelli di difficoltà e tre categorie di gioco, che sono bagno, cucina e abbigliamento, e le difficoltà facile e difficile. Sfrutta il mouse come input di gioco sia per il movimento del player in prima persona, sia per la selezione degli oggetti presenti all'interno dello scaffale. Se l'oggetto selezionato è corretto, viene riprodotto un feedback sonoro positivo, come quello appena ascoltato, e l'oggetto viene trasportato sul tavolo, mentre se l'oggetto selezionato non è corretto, resta all'interno dello scaffale e viene riprodotto questo feedback negativo. Al termine della prova si può scegliere se ritornare al menu e fare un nuovo livello, oppure ripartire, diciamo, con lo stesso livello o uscire dall'applicazione. Allo stesso modo, durante la terapia, il terapista sarà in grado di utilizzare la tastiera come input secondario per la gestione dei menu e delle opzioni. Lo studio si è articolato in tre fasi di sperimentazione e ha coinvolto 10 pazienti in cura presso la clinica Villa Camaldoli con diversi livelli di severità del disturbo, una media di età di circa 68 anni e di entrambi i sessi. In particolare, durante le fasi di sperimentazione, il terapista ha potuto dare degli aiuti ai partecipanti in difficoltà tramite, diciamo, degli aiuti vocali oppure visivi, quindi indicando realmente un oggetto all'interno dello scaffale, i quali venivano inseriti poi e conteggiati all'interno del report di gioco. Nella fase iniziale della sperimentazione si è fatta una valutazione iniziale delle capacità del partecipante di utilizzare l'input di gioco e il serious game in generale. Successivamente il terapista ha illustrato in maniera chiara e semplice le funzioni e le dinamiche di gioco e infine il partecipante ha avuto così il modo di fare dei tentativi in modo da prendere confidenza con lo strumento. Con la fase intermedia si è entrati nel vivo dello studio, in particolare il partecipante sotto la supervisione del terapista ha avuto la possibilità di svolgere due sessioni di gioco non consecutive, una a livello facile e una difficile, in modo da fare tutte le categorie di gioco. Al termine di ogni sessione di gioco è stata svolta l'attività di restituzione della memoria, un'attività che viene così chiamata in struttura, che ha lo scopo di che è caratterizzata dalla richiesta da parte del terapista al partecipante di indicare tutti quelli che sono gli oggetti raccolti durante la prova, in modo da valutare la risposta della memoria a breve termine. Infine, la sperimentazione termina con la somministrazione di un questionario per l'usabilità del sistema. In particolare è stato utilizzato il sistema Usability Scale, un questionario in 10 punti, quindi 10 domande alle quali si può rispondere con un valore da 1 a 5, dove 1 indica per nulla d'accordo e 5 completamente d'accordo con l'affermazione fatta. Il SUS quindi viene utilizzato per valutare l'usabilità su una scala che va da 0 a 100, dove il valore minimo di soglia di accettabilità è posto pari a 68. Quindi da questo studio sono stati ottenuti alcuni risultati interessanti, in particolare in questa slide e in quelle successive vengono riportati i risultati del Serious Game ottenuti dal report di gioco. In generale, tutti i partecipanti hanno svolto una buona prova, al netto di alcuni errori commessi e di un numero totale di aiuti che nel livello difficile. Nel livello difficile è stato più elevato rispetto a livello facile, a fronte però di una diminuzione degli errori, e solo alcuni pazienti hanno avuto delle difficoltà che hanno richiesto un numero maggiore di aiuti. Qui vediamo riportati in tabella i risultati invece della restituzione della memoria. Qui i pazienti hanno avuto un po' più di difficoltà per quanto riguarda la memoria a breve termine, dovendo ricordare tutti gli oggetti svolti nelle sessioni precedenti, però in generale comunque hanno ottenuto dei buoni risultati, richiedendo un numero di aiuti abbastanza ridotto, al netto di alcuni pazienti che hanno avuto più difficoltà. Infine, qui vediamo riportati i risultati per i singoli pazienti del SUS, quindi al test di usabilità.
In particolare, in generale, i risultati sono stati buoni, al netto di due partecipanti che hanno dato un valore di usabilità al di sotto della soglia di accettabilità. Questo è dovuto sia alle difficoltà che hanno avuto con l'input di gioco, sia a causa dell'alto livello di severità del disturbo. Però tutti gli altri partecipanti hanno svolto una prova, addirittura un partecipante ha dato un livello di usabilità di 100 su 100. E il valore totale risultato da questa prova è stato di 77 su 100, il punteggio totale ottenuto su 7 partecipanti, poiché 3 partecipanti non sono riusciti a passare alle fasi successive dello studio e quindi si sono fermati alla fase iniziale. In conclusione, il SUS ha mostrato che il Serious Game è stato percepito con un buon livello di usabilità, in particolare è stato visibile anche un buon indice di gradimento, e i partecipanti hanno compreso bene le dinamiche di gioco e hanno apprezzato e si sono trovati a loro agio durante l'utilizzo del prodotto. Questi risultati, uniti al basso costo di realizzazione, perché sono stati usati interamente risorse open source, porterebbero alla realizzazione di un prodotto finale con dei bassi costi di realizzazione. Tuttavia, ci sono stati dei problemi dal punto di vista dell'usabilità a causa dei livelli di severità del disturbo più alti e difficoltà nell'utilizzo di input di gioco per alcuni pazienti. Pertanto, studi futuri saranno necessari per valutare la possibilità di inserire nuovi input oppure prolungare il training cognitivo utilizzando il mouse. Inoltre sarà necessario anche estendere le categorie di gioco andando ad utilizzare un dataset di oggetti più elevato e oltre che integrare chiaramente dei nuovi livelli di difficoltà prima di passare ad una verifica dell'efficacia del Serious Game in un setting riabilitativo. Grazie per l'attenzione. Grazie, ci stava il professore Sansone, aveva una curiosità. Sì. Visto che c'è un paziente di 43 anni, se puoi tornare sull'elenco del... Ah, sì. Sì, Ho letto bene. ha letto benissimo. Quindi la mia domanda, perché è curiosità, se il livello di prestazioni dei pazienti che ho velato all'età, anche l'usabilità, perché non si sono all'età, è un paziente più giovane, più Ok, facilità. mi dica. No. La mia curiosità era se... Le prestazioni dei pazienti sono relate all'età, senza volta abbastanza. No, non completamente, perché non dipende solo ed esclusivamente dall'età, ma principalmente dal livello del disturbo. Quindi può essere anche che il paziente sia più giovane di età, però abbiamo un livello del disturbo molto più elevato, più grave. In questo caso il paziente, se non ricordo male, aveva subito anche un aneurisma e quindi era molto debilitato dal punto di vista cognitivo. Quindi magari anche se fosse stato più vecchio, ma senza questi problemi precedenti, avrebbe potuto ottenere anche dei risultati migliori. Sicuramente, permetto di intervenire, è stato un primo studio che abbiamo avviato su questa con la Villa Camaldoli, e il primo obiettivo era quello di creare il team, perché naturalmente è molto importante che su questo tipo di lavoro ci sia il pieno coinvolgimento del personale e mettere insieme e realizzare lo strumento in una logica di condivisione, perché si può calare lo strumento, diciamo, dall'alto. La sfida veramente è quella di riuscire a trovare le dinamiche, personalizzare i meccanismi in un modo che sia coerente con l'impianto riabilitativo che è in essere, perché chiaramente sono strumenti che integrano un intervento riabilitativo precisamente che è composto di diverse fasi. E quindi questo è uno strumento che porta sicuramente un beneficio, ma non è ovviamente sostitutivo, né può essere una panacea. In questo contesto, che ovviamente, come potete immaginare, richiede anche una validazione molto più articolata per capire quale può essere l'impatto di un gioco del genere su quello che poi è il percorso riabilitativo, con studi longitudinali molto più impegnativi, su casistiche molto maggiori. In questo momento, prima di avviare uno studio di questo tipo, ci si è impegnati su un elemento che era un aspetto chiave, che era proprio l'usabilità, perché era quello che in qualche maniera poi doveva essere valutato per poi far partire uno studio che richiede naturalmente più impegno e più tempo.
da questo punto di vista è quello che poteva essere, diciamo, l'occasione per far fare a lui una bella esperienza, che secondo me è la prima cosa. Poi anche riuscire a avviare il percorso che poi prenderà il suo sviluppo adesso partendo non da zero, ma da una conoscenza e soprattutto da un clima collaborativo che si è stabilito e mi sembra molto importante. Grazie. Grazie a tutti. Adesso è invece il turno.